vedere che cazzo era, ero troppo curioso. Perché, ragazzi, dovete sapere che, insomma, io adesso che sono diventato benestante, milionario, voglio adeguarmi alla vita del benestante. Quindi è normale che, insomma. Milano, venerdì 10 settembre. Subi! Devo cominciare a parlare così? Eh? Dite che devo cominciare a parlare così? Salve papeve! Come andiamo? Come stiamo? Andiamo! Benvenuti! ragazzi, mi devo adeguare alla nobiltà! Grazie mille. Buon viaggio. Buona giornata. Salve. Vediamo com'è Siamo un prima banchista classe. dopo un anno e mezzo di pandemia e siamo pronti a volare. First class platinum. Perché c'è anche la first class proprio platinum. Quant'è il prezzo del biglietto, Suri? Allora, signor, ho appena mangiato un boccone, è il primo viaggio che Bello. faccio dopo un anno e mezzo di quarantena. Ho deciso di fare una piccola pazzia e ho preso non l'economy, non la premium, non la business, bensì la classe più costosa che si può acquistare, la prima classe. €4.000. 4.000 euro! Ma io per 4.000 euro, come salgo sull'aereo, mi devo andare nettare ambrosia per allungarmi la vita di 20 anni! Cioè, 4.000 euro, io arrivo in aereo, ci devono essere le hostess che mi srotolano il tappeto rosso, mi tirano dei petali di rose colte dal giardino dell'Eden e mi fanno mio signore, padrone supremo dell'universo e totale assoluto! Ecco le un Dom Perignon del 54. Si sieda mentre le portiamo del caviale che abbiamo preso dal lago più pregiato del Monte Olimpo. Tenga la sua pepita d'oro come ricordo. Ora prego si sieda che il suo schermo piatto da 87 pollici metterà quello che vuole lei e se lei fa così accorreranno 34 hostess che le daranno ogni cosa voglia. Cioè. Spero che in quei 4.000 euro ti facciano pure il bidet. Oh, ma 4.000 euro! Hai visto? Aspetta, hai visto il video? Come predict? Cioè? Ma io no, predict, perché gli danno nettare ambrosia. Io ho detto 1.600 cose, alcune di queste magari sono vere, però. La first. E quindi oggi facciamo un'esperienza di quelle che capitano di solito poche volte nella vita. First class emigrant suite, non so, andrà. Direttamente da lounge c'è l'imbarco. Quindi pranzi e poi vai a bordo. Allora, già non va bene perché io sto camminando. Già non va bene. Se pago 4.000 euro, voglio che un hostess muscolosa mi prenda in braccio e mi porti. Già non va bene che io cammino. Mr. Cinquegrana. Cinquegrana, yes. Cinquegrana. Sir, I will take you to your suite. Oh, thank Anche you. questo non va bene, doveva dirmi mio signore supremo lord, mi segua. Thank you very much. Thank you. My name is Mira. I'm in charge of the flight with the lovely Sammy and Eva from Egypt and Hungary will be serving you All and be right. assisting throughout the flight. Thank you. Ok, signori, prima classe. È uno sballo spremute d'arancia e bicchieri di cristallo, se questa è la vita che fanno a Belletta. Che cazzo? Beh, ragazzi, non devo neanche dirlo, ma questo è tipo il Però! posto Beh, più beh, largo. beh, 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 ragazzi, non devo attenzione! neanche dirlo, ma questo è. Beh, 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 insomma, non ci lamentiamo, eh? Cabina enorme, una lampada di cortesia, ci sta una lampada, TV tutto d'oro massiccio, bevande qui, una cremina, un unguento se vuoi farti una pippa, per ammorbidire anche la minchia, sai com'è? I ricchi hanno la minchia morbidissima per quello, perché ci mettono le cremine, voglio dire. Quello proprio all'acido ialuronico, quindi. Beh, non è malaccio, dai. È tipo il posto più largo in assoluto che abbia mai avuto su. Ma con quali. Sorri, io ti voglio bene, ma i mocassini no, ti prego. Aereo.
fatto, cioè è enorme, c'è un botto di spazio, c'è anche lo specchio. Mica pure, pensavo fosse dietro lo specchio. C'è anche una rosa. Le rose c'erano, attenzione, le rose c'è. Cos'è? Very nice, thank you. A parte che prima non devo dovremmo farmelo. Essere antropizzarlo. Questo vuol reessere dalla parte del malavitoso, come Riina, come l'onnipotente dio che è pari alla mia voglia andare il quel della scuola, la cui mi porta solo e voglio sgregarli. Lodare il sole. Non ho capito niente, però grazie per l'euro 04, Martino. È Don Perignon? No, dai, è Don Perignon veramente? Don Perignon 2008. Allora, no, fermi. No, allora fermi. Ho detto Don Perignon, no, te lo giuro, l'ho visto, scusa. Ho detto Don Perignon perché di solito è quello più pregiato. Io però ho detto Don Perignon del 54 o del 58, che quello, ragazzi... Tendo, grazie per la sub, benvenuto alla parabate, Patino. Allora, vediamo un secondo. Google Don Perignon... 54. Allora, come potete notare, una bottiglia di Don Perignon del 76 costa appena 4. Sì, fermo, non mi rompere il coglione. Costa appena 4.000 euro. Una champagne Don Perignon del 76 costa appena 4.000 euro. Io ho detto Don Perignon perché so che è quello più costoso. Se poi, ragazzi, andate indietro e vedete quello del 58 del 54, costa più di 4.000 euro. Don Perignon del 2008 costerà 200-300 euro, secondo me più o meno, ve lo dico. Vediamo, Don Perignon 2008. Sì, ho scritto 2.100 di... Don Perignon del 2008, ragazzi, costa sui 300 euro. Sì, costa circa sui 300 euro il Don Perignon del 2008. Grazie al cazzo. Allora, signori, come vedete c'è uno spazio incredibile per mettere le proprie valigie. Vabbè, Magnum, d'accordo, va bene, ma non è che se la bottiglia normale costerà 20 euro, capito? Potenzialmente mi ho detto che c'è una suite libera, quindi se volessi potrei utilizzare una suite solo per i bagagli. Alla mia sinistra abbiamo un minibar che dovrebbe essere tipo motorizzato. Esatto, guarda qualche figata. Tu clicchi, in realtà dobbiamo ancora partire, ma poi quando partiamo l'audio sarà uno schifo, quindi lo faccio. C'è la doccia, voglio farmi una doccetta. C'è ora che si sente ancora qualcosa. E quindi niente, premi e ha di nuovo il minibar. Poi non so se quando si parte si abbassa da solo, non lo so. Qui abbiamo delle Peugeot USB. Qui abbiamo una bellissima, in teoria, se riesco a... Come cacchio? Eccolo qua. La presa per il computer. Ragazzi, sapete che sono quasi tentato di farlo anch'io. Cioè, allora, adesso non lo farei mai. Potrei farlo volendo, però non lo farei. Cioè, potrei farlo, però non lo faccio. Però sono tentato di provare a farlo, sono tentato. Che poi mi servirà perché devo lavorare un pochino o far finta di lavorare, insomma, decidete voi. Qui se clicco ciò. Mi inviti, non so se hai 4.000 a testa è un problema. Guarda che bellino. Dentro cosa c'è? La crema quella che non è che ti toglie le rughe, dentro c'è proprio la crema che ti fa tornare ventenne. C'è la crema, c'è estratto di Dorian Gray lì sotto. E diverse cose, un mini kit insomma, di bellezza, vabbè, cose tipo idratanti per non soffrire l'aria condizionata. Come siamo chic tesoro, così idratanti per l'aria condizionata, amore. L'aria condizionata mi screpola sempre la pelle. Fortuna che c'ho la mia cremina che mi tiene bello idratato, tesoro. Ovviamente lo schermo enorme, cioè enorme. Un piccolo kit di benvenuto, penso, con cose varie. Cos'è questa roba? Dov'è la mia bistecca al sangue? Scusami, io con 4.000 euro mi porto una Fiorenza da 1,5 kg al sangue con patate. Non mi dai le noccioline di Bambi, cazzo sono, di Dumbo, cazzo sono un elefante. 4.000 euro, la roba da capra, te la tieni te. Mi dai una bella Fiorentina al sangue da 1,5 kg con patate al burro. Le noccioline le dai l'elefante. Patatine. Patatine le dai le capre, io voglio la bistecca. Guarda qua.
Queste sono tipo dei tablet per rimanere idratati. Qui abbiamo le cuffie invece, Bowers & Wilkins. In teoria sono tipo delle signor cuffie, tipo incredibili, con belle, rimozione del rumore e 3000 altre cose. Questo mi piace, questo mi piace. Che poi in qualche modo vedremo. Vai a volo di 4000 euro, ti versano il Dom Perignon, li guardi e gli fai: ma è ronco. Ragazzi, vi giuro che se lo farò anch'io e mi riprenderò per farvi vedere che io chiederò all'hostess se è ronco. Ve lo giuro che se lo farò, ragazzi, ve lo farò vedere. Poi io proverò a registrare anche durante il volo, signori, però non vi garantisco nulla per l'audio. Mi sono anche portato un microfono. Però l'ultima volta con il microfono non è finita bene, volevo dire. Nel senso, anche con il microfono esterno non si sentiva assolutamente nulla. Questo penso sia il tavolo. Ah! E la Madonna. Ma è una scrivania, non è? Sarà meglio che sia legno pregiato massello mogano con finiture in oro massiccio. Se no, questo tavolo è per i poveri con la Y. È un tavolo, ma guarda che bello! È mogano! No, raga, fantastico! Legno massello? Guarda le rifiniture. Ma che bello! Questo è stato fatto da artigiani amanuensi dell'Egitto di 4000 anni fa, ve lo dico, se no. Fantastico! E poi se ne scende da solo, ma bellissimo. Poi questo cos'è? Push to latch. Ti danno anche un Death Note omaggio. Che carini! Ti danno anche un Death Note in omaggio con tanto di penna per uccidere qualcuno prima della partenza. Che carini, vedi? Questo sì che è aristocratico. Ah, c'è un kit di scrittura. Fantastico, penso che questo ce lo possiamo portare poi via. È un bellissimo. No, come te lo sei dimenticato a bordo? Il Death Note, ma sei pazzo? Un notepad con anche la penna. Qua dietro, come dicevo, abbiamo tipo una copertina, abbiamo il piumone. No, non hai capito un cazzo. 4000 euro, io non apro la copertina e il piumone. Io schiocco le dita, ma arriva un hostess che mi mette la copertina, mi fa una carezza, mi canta una bella ninna nanna, fino a quando non mi addormento. Non è che strappo, metto. Cazzo solo, cos'è sta roba da miseria? No, no. Abbiamo un materasso. Ora, a me personalmente non credo servirà. Però, qui abbiamo un altro vano porta oggetti, qui potrei mettere. Miei timpani, Google, cambiamento climatico. 4000 euro me lo metti tu il piumino, mi canti anche una bella ninna nanna e mi regoli l'aria condizionata, che se perdo una goccia di sudore chiedo il rimborso, ma te lo dico. Va là. È arrivata Macai, la tua spesa online. Naviga tra le categorie e scopri il cazzo, non lo so, di cagare delle cose. Poi abbiamo questo mini tablettino che penso sia, vorrei dire, come lo stacco? C'è un tasto? Non spaccare tutto, su. Posso staccarlo? Oddio, non ne ho idea. On off, bright, dim, press. Oddio, non so se. Chiedi all'hostess. Ah, ok. Esatto, abbiamo un tablet che serve per controllare quello, immagino. Quindi tu touch to start, welcome. Cioè, ti danno il tablet per controllare la TV. Scusa, ma un telecomando non era più pratico? Vabbè, questo è in realtà il sistema classico di Emirates. Vediamo se c'è qualche film interessante. Ora non. Oh, non funziona. Welcome. Movies. Chissà se c'è qualche film nuovo che ancora non ho visto. Cioè, guarda quanto spazio c'è. Per non parlare poi delle rifiniture in pelle. Cioè, fantastico, volendo si possono abbassare i finestrini. Pelle di zebra, proprio di zebra albina, eh. Guardate bene questa pelle, vedete che le macchie scure sono molto chiare. Questo, ragazzi, è pelle di zebra albina, mille zebre rimaste in totale, membri della specie, totale 1000. Costo per un metro quadro di zebra albina, 20.000 euro, io ve lo dico. Trini. Due opzioni, puoi anche farlo proprio tutto scuro scuro, che figata. Fantastico. Minibar, vabbè, Pepsi, Evian, Perrier. Ma sono queste bevande misere, dov'è il mio champagne? C'è il bicchiere e altre cosettine, ma non ci interessa. Oh,
ovvio, so, queste sono bevande misere, ma che cazzo sono queste bevande, dai! E per il momento la questione è questa, poi vabbè, ovviamente abbiamo diverse opzioni per la poltrona. Vedi, qui, c'è, qui tipo... c'è il tasto per far decollare l'aereo, c'è il tasto per far scendere l'aereo, perché piloti tu proprio. Sei tu che decidi dove va l'aereo coi tasti. Take off. Puoi dirottare l'aereo, vedi? Letto. Vedi, apri le porte dell'aereo e tutti quelli in classe economica volano fuori per alleggerire il volo. È proprio un tuo diritto da ricco. Se tu sei ricco, puoi far volare fuori i plebei dall'aereo. Fai le scommesse con gli altri ricchi. Tesoro, se ora apro le porte e dici che il signore là col cappello sopravvive, prova amore, scommetto 2 milioni, proviamo. Whee! È caduto. È un tuo diritto di ricco far volare fuori quelli della business. Mangiare. Posso chiudere le porte? Oh, guarda. Chiudi, vediamo com'è. Posso? Ah, non si chiudono, magari non si possono ancora chiudere, magari durante questa sezione di viaggio non si può chiudere, però la porta in teoria è chiudibile, certo, e diventa la tua stanza privata. Certo, non è che voglio scambiare ossigeno con quello di fianco, cioè. Che figata. Questo per il momento è quanto, signori? Ovviamente, cioè, non riesco manco a farvelo capire quanto spazio c'è qua, perché fa paura. Uscirò da qui che sarò ubriaco e pieno come un... non lo so, peggio di un matrimonio. Voglio augurarmi con quello che ho pagato, poi... Ma posso accendere anche la lucetta? Posso accendere la lucetta? Fantastico. Oh. Guarda quanto belli ci sono i dati. Oh, il mio Rolex d'oro omaggio, finalmente. Mi danno un bel Rolex d'oro omaggio. Datteri. I datteri. Cazzo, sono un cammello. Voglio un Rolex d'oro in omaggio. Che mangiatelo te il dattero. Thank you. Questi ragazzi sono una bomba a mano. Mi hanno anche portato... Surri, io non credo che in aereo sia il caso di urlare questi sono una bomba a mano. Io te lo dico così, secondo me ti arrestano e ti sbattono fuori. Vedi tu cosa fare. Io su un aereo non urlerei, sono una bomba a mano. Arrivo all'FBI. Sai com'è? Sono quelle cose che in aereo forse è meglio non dire proprio. Ora il caffè arabo. No, ascolta, consegna questa palude mefitica all'hostess, gli dici che te o la vazza qualità oro o lo sei fa un cazzo. Questo è il brodo della nonna dove si mette i fusilli, è il brodo dove si mettono i tegolini quando sei malato. Sta sciacqua dei piatti la dea all'hostess, te vuoi la vazza qualità oro. Originale, un tipo caffettiera d'oro. Per qualsiasi necessità non esitate a contattarci. Com'è? Questo è caffè? Non è un espresso, poco ma sicuro. Grazie, sembrava del brodo Knorr, dato star. Questi cosi, raga, ce n'era uno anche prima nella lounge, sono spaziali. Posso dire la verità? Secondo me se ti mangiavi un Mars ero uguale. Datteri, dov'è il mio pentolone di ragù di cinghiale? Dov'è l'arrosto di Giorgione? Ma questo è il dattero per sciacquarti la bocca. Adesso arriva la Fiorenza. A Dubai! Merda! Easy, surri! Minchia! A Dubai! Ah, cazzo! A Talcrad che hai pagato, merda! Scusi, signor hostess, può dire al pilota di spegnere il motore dell'aereo? Il rumore mi sta dando fastidio, grazie. Odoi, grazie per i tre, mi trovo male, Martino! Ragazzi, lo schermo è touch. Fantastico. Adesso nello spazio! Ora penso che avrò un piccolo snack per la partenza. Un altro calice di Don Perignon e magari un po' di caviale. Giusto perché... possiamo farlo. Caviale Don Perignon. Oh raga, però ce l'ho la mentalità da ricco, ce l'ho la mentalità da ricco, che anche sul caviale ci ho preso, caviale come minimo. Si possono chiudere le porte, cioè diventa una stanza privata. Chiudi. Questo è il menù, signori. Oh, cosa abbiamo sul menù? Allora, della canapa. Beh, se vuoi farti una cannetta in aereo non guasta mai. Buffalo mozzarella con pia cream smoked. Allora, ma che è sta roba?
è una pizza, cosa, non capisco. Mozzarella di bufalo con crema di pistacchi e olive nere fumate, salmone con panko, bresaola con feta. No, zio, non hai capito un cazzo. Allora, ti sto già ripetendo, la bresaola la dai a tua sorella, io voglio... Ah, piselli, scusate, piselli di crema di piselli. La bresaola la dai a tua nonna che è malaticcia, deve mangiare leggero. Io voglio la fiorenza al burro. Ho ordinato del caviale con un po' di champagne, la tipa mi fa, guarda, di solito ti possiamo consigliare un buono shot di vodka. Ho detto, guarda, non l'ho mai fatto, ma proviamo. Quindi ora mi deve dare del caviale con champagne e vodka, un'ottima merenda delle 4 del pomeriggio, direi non male. C'è anche un'ottima lista dei vini. Come avete visto, lo champagne di base è un Dom Perignon 2008, che è molto buono. E poi vini bianchi, vini rossi, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma dipende da cosa mangi, se ti fai il pesce ci vuole il bianco, se ti fai la ciccia ci vuole il rosso, eh. Sennò... Ovviamente stiamo parlando di tutti i vini di qualità. Scusa un attimo. Rossi, insomma, chi... Scusa, è un... Surri, che cazzo? È un Chateau de... C'è un Chateau Carbonier, Courton Charlemagne... Questo non lo conosco. Cioè, ci manca solo il Chateau de Bordeaux... Eccolo qua! Cioè, raga, questi sono vini che costano uno sbanderno di soldi, raga. Questi sono vini che costano un botto di soldi. Emetta, ovviamente stiamo parlando di tutti i vini di qualità. Dov'è il cannonau? Bella la cremina da mettere sulla minchia. Andre, grazie per i tre, mi trovo male, Patino. Surri, con disprezzo, si muova, plebea, si sbrighi a apparecchiare la tavola, muoversi. Signori, questa è la mia merenda. Caviale, un'intera confezione. Ah, proprio, mica una confezione di caviale. Beh, questo va bene, questo mi piace. 25 grammi, più accompagnamenti vari, uno sciottino di vodka, perché va bene col caviale, vodka Belvedere, e Dom Perignon 2008. Signori, che dire. Dici com'è, però. Lo sai che il caviale sembra cacca di pecora nana, però è roba fine, quindi... Guarda che il caviale sul pane tostato e il burro non è male! Ma così a secco, Surri, senza neanche un po' di burro sul caviale, così a secco? Secondo me ci voleva un po' di burro sul caviale. No, ma adesso non è che lo dico per fare la presa in giro a Giorgione, che il burro sul caviale è buono. E come il tampone russo che faccio finta di essere, un po' di vodka. Oddio. Forte? Onestamente non so se la vodka è una buona. Cos'è questo cucchiaino di legno? Che cazzo sono, un falegname di Betlemme? Dov'è il mio cucchiaino d'oro massiccio con castonate degli zaffiri e degli smeraldi e lapislazzuli? Cazzo è sto cucchiaino di legno? Cazzo sono? Un carpentiere di Gerusalemme? Dov'è il mio cucchiaino di platino? Però, insomma, me l'hanno consigliata. E noi ci fidiamo. Un casino incredibile. Dei campioni. Cosa ci hai messo? Quanto caviale c'è qua dentro? Dov'è l'oste che mi in bocca? Hai ragione. Scusa, 4.000 euro e mangio da solo. Sto cazzo, no? Chiami l'oste, mi imbocchi, donna. Voi troppo cattivi, molto bravi a esserlo. Troppo cattivi, solo al cinema. No, like maybe half an hour the Mediterranean food, the traditional Arabic appetizer, and following that we have the great beef.
Farina, grazie per la sub, non trovo il mal partito. No, no, it's fine without us. Yes. Thank you. Raga, aiuto, è tipo il mio quinto calice di champagne. Comincio un attimo a essere sbarellato, te lo dico. 5 sono tanti, soprattutto quando li riempiono così tanto. Più uno shotino di vodka, più un calice di vino rosso a pranzo nella lounge. Se non me uscirò da questo aereo a gattoni, se va bene. Vedi Surri che esce. Siamo ricchi a Dubai! Dai, cazzo! Fuori il Dom Perignon! Se va bene, a gattoni. Ho appena ordinato un pranzo completo, pranzo barra cena. Gli ho chiesto di dividerlo per tutta la durata del volo. Vuoi un piatto ogni 37 minuti precisi. Ogni 37 minuti deve arrivare il piatto. Se arriva un secondo prima, un secondo dopo, denuncia e rimborso. Mi dovrebbe arrivarmi un antipasto arabico tra 20 minuti, poi la carne e dopo i dolci, in modo da scendere dall'aereo a fine pasto. Signori, c'è questo fatto che puoi chiedere la morte, è fantastico. Ora sono anche... Sì, ma dia al pilota di spegnere i motori, troppo casino. Abbastanza alticcio, però è fantastico, davvero... Cioè, vale tutti i 4.000 euro che gli ho dato. No, è tutto incluso! Ma è tutto incluso, 4.000 euro di volo! È arrivato il pasto seguente. Si tratta di un antipasto misto... Cos'è sta roba da capra? Arabo. In cui abbiamo hummus e altre, diciamo, specialità arabe. Ma che cazzo ti sembro? Un vegano fighetto che mangia bio che mi dai l'hummus? Via sta roba! Dov'è il burro? Questo penso sia una ricotta con delle erbe. Quella può anche andare. Qui abbiamo dei carboidrati, sono tipo delle piadine. Ma che cazzo, ma sembrano il dei fogli? Il cambiale va mangiato con il cucchiaino che c'è nella confezione, altrimenti si alterano i sapori. Non me ne frega un cazzo, io voglio d'oro alterato, ma sempre oro è. Grazie per il cipollatino. Cos'è questa roba qui? Cos'è questo lenzuolo piegato? Altri tipi di creme, questa è una noce. Questo penso sia un insieme di verdure tritate. Qua vedo del melograno, non so di preciso di cosa si tratta. Ma questo dovrebbe essere vitello. Ah, meno male, cazzo, c'è della carne, che cazzo. Cioè, non so, preso un volo da 4.000 euro, sembra che sto a dieta, cioè. In qualche modo, delle foglie di spinacio ripiene e un, quello che io chiamerei una giardiniera. Ho capito, ma questo sembra un antipasto di uno che a dieta deve far palestra, cioè. Quindi, direi che possiamo mangiare. Io spero che voi mi sentiate, ma spinge sto hummus. Lo farai mai? Guarda, ti ripeto. Cioè, allora, adesso, per come sto messo adesso, volendo, potrei farlo. Potrei spendere 4.000 euro per fare sto volo, volendo. Però, adesso è un po' precoce, voglio dire. Però, volendo, potrei farlo. Non lo so, dipende, vediamo. Ma ragazzi, voi lo sapete che se io vado a fare sta roba sarò la persona più cretina del mondo, vero? Cioè, ragazzi, quando io ho un amico che è abbastanza ricco e lui sta a un hotel a 5 stelle, vi pare Riccione, e noi andavamo a trovarlo perché festeggiava il compleanno in quell'hotel a 5 stelle a Riccione, no? Questo hotel a 5 stelle ci aveva fuori Porsche, Lamborghini, Ferrari, tutte parcheggiate così. Io sono arrivato con la Punto Bianca, ragazzi. Una meraviglia, uno chic, ragazzi. Sono stato chicchissimo con la mia Punto Bianca a fianco alla Lamborghini. Sono sceso in infradito e costume. Sono sceso... Dove sono i pinguini? Intendevi i camerieri. Perché lì in quell'hotel i camerieri avevano il fiocchetto, capito? Aveva proprio il fiocchetto. E io li chiamavo il pinguini. Che guardavo il mio amico e facevo chiama il pinguino. E lui che scemo pinguino! Questo invece dovrebbe essere un pate di olive. Com'è il patè? No, ragazzi, ma non posso farlo, ragazzi. Sto risparmiando i soldi per la casa, la stanza. Ragazzi, adesso i soldi che ho fatto li devo tenere per la casa,
per la stanza e per le live. Ragazzi, non è ancora arrivato il momento per me per spendere i soldi così. Devo pensare a voi e alla qualità della live, ragazzi. Devo pensare alla qualità della live e a voi. Non posso ancora spendere tutti questi soldi per una cagata, per adesso. Ma è secco, sembra secchissimo. E signori, abbiamo il piatto principale con degli asparagi penso bolliti dall'aspetto che hanno. Abbiamo un bel filetto di carne con delle... Sì, ma così, senza salsa? Cioè, mio Dio, cioè, scusami. Adesso, senza offesa, però questo filetto sembra un po' tristo, Sembra un po' tristo sto filetto, Sembra un po' secco. Sembra un po' secco, non molto grande. E la salsa, scusa? Dov'è la salsa per accompagnare il filetto? Le patate e una crema da versare sopra, che ora verserò. Sarà meglio. Perché... Oh, bella densa. Un po' sulle patate, madonna. Voglio riabbonarmi, ma mi dà errore. Che strano, non dovrebbe. Provate a cliccare sulla stellina abbonati per vedere se ti fa abbonare. O punto esclamativo Prime, se hai dei problemi con Prime, patatina. Guarda qua. Ma di lusso, se ce l'aveva su tutto, che me ne fotto. Caccia, quella al allora, burro. Inoltre, visto che hanno una selezione di vini davvero particolare, ho chiesto insieme alla carne questo vino qui, che è un vino rosso. Qual è? Del 2005 francese, si chiama Saint-Julien e a quanto pare è particolarmente buono. Vino rosso, ragazzi, vi consiglio per i dessert il Sangue di Giuda, ragazzi. Vino rosso per i dessert, se lo trovate, prendetevi il Sangue di Giuda. Buonissimo, ragazzi. È un vino rosso dolce, una meraviglia. Mauro, grazie per aver giftato 5 sub. Grazie. Grazie mille di cuore, Mauro Patatino. Grazie per le 5 sub. Paperone, grazie per i 7. Bentornati, Paperone Patatino. Quindi, assaggiamo il vino. Ma ne ha fatto un altro di volo, lui? Ne ha fatto un altro? È molto buono e poi mi hanno versato un calice molto generoso. Ma ci mancherebbe altro, 4.000 euro. Quello che mi aspettavo. Assaggiamo la carne. Com'è? Com'è? Allora, non è la carne più buona che abbia mai mangiato. Ragazzi, noi italiani abbiamo un problema, ragazzi, che noi italiani abbiamo la cucina migliore del mondo, ragazzi. Lì, anche se spendi 50.000 euro, ragazzi, la cucina italiana è imbattibile, non c'è un cazzo da fare. Per loro sarà buono, ma noi ragazzi siamo italiani, noi siamo abituati al meglio. Ci possiamo far poco, ragazzi, ci possiamo far poco. Ma è dannatamente buono. È una cucina su un aereo, non me ne frega un cazzo. 4.000 euro, io voglio vedere Carlo Cracco su quell'aereo. Con 4.000 euro io voglio vedere Barbieri e Carlo Cracco che cucinano e ci danno dentro e mi prepara la roba. Non me ne sbatte un marone se è su un aereo. Ma che bello con le stelle. Sono stelle finte, credo. Ah, ma ci si stende per... Questo sei sempre in aereo, non è l'autostrada, è proprio l'aereo. è l'aereo, c'hai un taxi che ti porta al bagno. Sei sempre in aereo, questo aereo è enorme, è un'astronave, capito? 4.000 euro, ragazzi, voglio dire. L'aereo è un'astronave, questo è il taxi che ti porta al cesso dell'aereo. E per questo video è tutto. Come vedete sono arrivato in hotel, ma il tour ve lo farò vedere in uno dei prossimi video qui. Da questo... 5 stelle lusso con spa... No, fermi tutti. È questo? Ma abbiamo visto l'aereo, vediamo anche l'albergo 5 stelle lusso, scusate. Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Piccola intro qui mentre preparo il caffè, perché... No, non è quello, no, lo voglio vedere. Qual è, scusa... No, aspetta un attimo. Surrey, Dubai... No, voglio vedere se c'è il video, scusa. La mia suite, è questo qua, la mia suite a Dubai, dentro il Burj Khalifa. Suite, da notare che sulla porta è questo. No, è l'aereo che ti fa cadere con un paracadute davanti all'hotel.
No, è l'aereo che ti porta nell'hotel. Vediamo la suite a 5, vediamo la suite al Burj Khalifa, che lo conosco di nome. Benvenuti in forse il room tour più esclusivo che ho mai portato su questo canale. Oggi mi trovo all'interno del Burj Khalifa. Già vedo poco oro, è tutto legno, dov'è l'oro? Hotel, e mi trovo al 38esimo piano e ora vi mostrerò la mia suite. Ma tutto di legno, sembra un passaggio segreto per delle condotte, sembra tipo quei passaggi della stazione di polizia di Resident Evil 2. E sulla porta non c'è neanche la maniglia, appoggi la carta. Ma come carta? Ma scusa, l'hotel più costoso di Dubai, io voglio la scansione a retina, l'impronta digitale, riconoscimento vocale e scansione a retina per entrare. Porta blindata. Voilà. Ora faremo un bellissimo room tour, ma volevo giusto spendere due parole per dire quanto mi riempie di soddisfazione riuscire a fare questo video dopo tanto tempo. Ho fatto tanti room tour nel corso degli anni. Volevo dirvi quanto mi riempie di soddisfazione essere ricco. Questo è un po' il raggiungimento di un grande obiettivo, perché mi trovo nell'hotel all'interno del palazzo più alto del mondo, ma non sarà il palazzo più alto del mondo a lungo, perché l'anno prossimo verrà superato da un nuovo palazzo ad Abu Dhabi, ed è per questo che ho voluto passare qualche notte in questo hotel. Non solo, stamattina sono arrivato alla reception, ho dato il mio passaporto e mi avevano assegnato una stanza al 7° piano, perché ho preso una bella stanza con il terrazzo, solo che mi hanno fatto l'upgrade. Dal 7° piano mi hanno passato al 38esimo. Settimo piano ci vanno i miserabili che guadagnano appena 20.000 euro al mese, ma che cazzo vuoi? Settimo piano ci vanno gli imprenditori, gli industriali, quelli miseri che fanno 20-30.000 euro al mese. Noi che facciamo 2-3 milioni al mese, dal 40esimo piano in su, come minimo, settimo piano ci va tua sorella. Settimo piano e ho una vista, davvero piccolo spoiler della vista. Questa è la vista. Minchia! Ma bello, raga! Merda, che bello che è! Io voglio andare in sta piscina, non me ne frega più un cazzo. Io amo le piscine, ci ho passato tanti anni in piscina. Merda, raga! Appena entro, voglio rivederlo. Lo spoiler della vista. Questa è la vista. Merda, raga! Merda, raga! Questo è notevole, eh! Questo è notevole. Guarda qua che robina! Merda, non è la piscina, non me ne frega un cazzo, ci voglio andare. Questo è notevole. Vista sulle fontane. Appena entri all'interno della stanza, della suite. Ma ti danno un portatile? Vabbè, oh, questo non me l'aspettavo che ti dessero un portatile in omaggio. Me lo porto a casa. È un portatile omaggio. Ci sono gli alberghi che ti danno i saponetti in omaggio. Qua c'è il MacBook in omaggio, voglio dire. No, il suo, no, te lo danno omaggio. Wolf, grazie per la sub, non te la parlo mai, Martino. Questo è ciò che trovi. Aspetta, ma non può essere tutta qua la stanza. È normale, è un buco, per forza. Non può essere questa la stanza, scusa. Questo è il salotto. E direi anche che possiamo passare a... Qua c'è la porta, vedi, scusa, no, dove dorme? La videocamera grandangolare. Allora, abbiamo il soggiorno. Abbiamo il soggiorno che è molto grande, non so se si nota, e non c'è ancora la camera da letto. Questa stanza è 80 metri quadri. Ma sembrava piccolissima! Come 80 metri quadri? Ma è casa mia! 80 metri quadri! Ma è grande come casa mia quella stanza! Ma sembrava piccolissima! Come 80 metri quadri? 80 metri quadri è la casa media che uno prende a Milano. Casa mia è 95 metri quadri! Questa stanza è casa mia! Milano. Anzi, una casa grande a Milano, 80 metri quadri. Ma detto questo, appena entriamo sulla sinistra abbiamo questo è una scrivania con un set di scrittura, abbiamo ovviamente tutto brandizzato Armani. Ma certo, è ovvio, io non compilo le missive se il foglio non è un foglio in color bianco osso pallido con una penna di Giorgio Armani e inchiostro di seppia reale che intingo con la mia piuma di aquila reale australiana già estinta peraltro, tutto griffato Armani. Io non compilo un cazzo senza la mia piuma d'aquila reale con seppia imperiale. Ve lo dico, qua noi facciamo i kick. Facciamo kick.
tutto di una qualità eccelsa. Sono entrato già da qualche ora nella stanza, ho fatto un bel giro, sono tornato, è proprio di qualità, non saprei neanche descrivere proprio, questa è pelle di qualcosa. Quella è pelle d'uomo, quella è pelle di fattorino, quando i fattorini fanno la muta, la pelle la mettono per fare scrivanie. Sì. I'm Nick Niman and I'm a StreamYard user. For the last six years I've been live streaming. Sicuramente. Abbiamo le penne bellissime, le matite, cioè la gomma per cancellare. La gomma per cancellare di Giorgio Armani. Ma che cazzo? Non so, cioè, chi è che usa le matite? Però va bene. Il temperino anche. Sempre di Giorgio Armani o è di Louis Vuitton? Il temperino è un po' plasticoso, devo dirlo. Poi c'è una bellissima. Chiede rimborso. Una nota che voglio farvi leggere. Dicono. È proprio la nota di Armani. Non è che è una nota dell'azienda, no, è proprio lui. È proprio Giorgio Armani che a mano le compila proprio. Che dalle 9 alle 6 potrebbero esserci i tipi che puliscono. E quindi magari all'improvviso ora ci ritroviamo il tipo che ci pulisce la finestra, che sarebbe fantastico. Sì, perché mentre pulisce la finestra vai con una cesoia, tagli e il tipo casca giù. Ti piace bungee jumping? Perché sono sadico? Sarebbe una copertina incredibile. Ragazzi, comunque ve lo giuro, non sembra 80 metri quadri. Cioè, io mi fido di quello che dice Surri, perché se io penso sia sincero. Però vi giuro che così su due piedi non sembra 80 metri quadri. Però sinceramente non vedo nulla, quindi non saprei. E qui invece abbiamo una selezione di carte. Esatto, cioè questa è solo carta. Certo, è ovvio, scusa. C'abbiamo papiro egizio del V secolo, carta greca del II secolo, abbiamo papiro romano del primo secolo avanti Cristo e del primo dopo Cristo, abbiamo carta medievale di amanuensi scribi dell'Inquisizione, mi sembra. Una carta comunque abbastanza bella al tatto, ho visto carte migliori, però va bene, e anche le buste, ma queste me le prendo perché sono sempre belle. E questo non so cosa sia, però vedi c'è una spazzola. Se ti esce la tavola dei comandamenti. In omaggio ti danno una delle tavole dei comandamenti, se premi. Secondo me viene utilizzata per... Ah, niente, ci sono delle cose. Pensavo fosse un tipo un cestino di qualcosa. Sono le prese elettriche sotto. E qua c'è un bellissimo specchio, ci sono anch'io. Ovviamente, non dico ovviamente perché è ovvio, ma questa cosa mi fa pensare che si possa chiudere. Olè, si chiude. Fa da solo? E voilà, automatico. Abbiamo una scrivania a disposizione completamente libera. Ah sì, metti che devi mandare delle missive al Papa chiedendogli indulgenze. Che l'Ethernet, niente male. Io ho parlato 3 minuti di una scrivania, ma possiamo davvero parlarne? Se avete dei guanti lì, è perché prima sono venuti a farmi il tampone, perché tra 2 giorni... Che tampone, i guanti arrivano che mi fanno una bella manicure e una bello scrub al naso, devo arrivare proprio i servi della gleba che mi mettono l'acido ialuronico e il botulino in faccia con la manicure, che esco che sono ringiovanito di 40 anni. Mi riparto e bisogna fare il tampone prima di partire. E prima di aprire tutte queste ante che ci sono giganti al muro, beh, quella è già mezza aperta, anzi mi sa che è aperta del tutto, voglio parlarvi dello sponsor di oggi. Come vedete ho il computer qui aperto perché lo sponsor di oggi è NordVPN. E i ragazzi... Surri, ti voglio bene, ma schifo, di pazienza. Non prendetela male, qua è che questo cioccolatini che mi hanno portato, perché... Ma sono di Armani, an Italian Guy, grazie per l'altro, mentre l'altro per male, partino. Per riprendere... Se non con questi. Ma sono i cioccolatini di Armani! Ah no, sono di Andrea! Sono miei, ragazzi. Non ve l'ho detto, però dovete sapere che io produco cioccolatini per gli ospiti agli hotel di Dubai. Non ve l'ho detto, ragazzi, però sì, siccome io sono molto kick, hanno chiesto per me di produrre dei cioccolatini. Questa è chiaramente la A di Andrea, non la A di Armani. I cioccolatini che mi hanno portato. Però Armani, scusa un attimo, ma ti metti a far concorrenza alla Ferrero? Perché i cioccolatini di Armani, scusa? Perché mi hanno portato la merenda e sono cioccolatini cioccolato bianco e cioccolato al latte. E all'interno di ogni cioccolatino c'è un anello con diamante, spero, se no li rimando indietro, eh. Vabbè, io ho un debole per il cioccolato bianco, quindi è buonissimo, però... Siamo in due. Mi aspettiamo un po' meglio, eh. Tra l'altro l'arredamento in giro per la stanza ha tutto questo, diciamo, pattern. Ma scusa, questo pattern però, chiedo scusa adesso, io non voglio fare il rompicazzo, non voglio fare il barbieri 4 rotelle, ma questo pattern quanto mi ricorda vagamente il copridivano della nonna? Cioè,
mi ricorda tantissimo il copridivano della nonna a scacchi. Ma tanto proprio. Io non mi piace molto sto copridivano, dico la verità. Il divano sarà bellissimo, morbidissimo, sarà in piuma d'oca, in piuma di dodo. Cioè il divano all'interno avrà piume di dodo e sarà... Sarà pelo di mammut, sarà morbidissimo, però boh. A scacchi, a scacchiera più che altro. Guarda, anche la lampada è a scacchiera. Che cazzo è, un labirinto di medieval? Cuscino, tutto. Vediamo cosa c'è dietro questa porta. Voilà. Allora, è un mini bar, in realtà potrebbe essere una stanza, Non so se vi ricordate il Capsule Hotel di Tokyo. Il Capsule. Ecco, il Capsule Hotel di Tokyo era più o meno il doppio di questa, cioè se vedi questa distanza dal muro a qui, lo raddoppi, era il Capsule Hotel di Tokyo, per farvi un attimino capire. Ma detto questo, il mini bar non è... Sempre Armani, ma è tutto Armani, anche il caffè! ...di base messo all'interno delle stanze, devi richiederlo, perché qui a Dubai, insomma, l'alcol di base non lo mettono. Il pattern è a scacchiera perché non si sono caricate le texture. A me non frega un cazzo che a Dubai l'alcol non lo metto. Se io vengo lì, tu mi fai già trovare 4 litri di vino rosso, 4 di bianco, una vodka, un amaro. Voglio un buonissimo, voglio la vodka al melone, una boccia di Jack Daniel, il mio whisky al miele che mi piace un sacco. Voglio lo Jägermeister, voglio l'amaro Monte, quello lì. E voglio tutte le... Ma una bottiglia per uno proprio. Un po' di latte di suocera, che quello, ragazzi, il latte di suocera ve lo consiglio, fa digerire, che è una roba. Miss, grazie per il 5, mentre per male, patino. E vi consiglio anche il whisky al miele, provate il whisky al miele, raga, buono forte, però è bello. Poi per questioni Covid, insomma, devi chiederlo e te lo mettono. Io ho detto, vabbè, sai cosa, non mi interessa più di tanto. Abbiamo una selezione di capsule, queste sono un espresso con la macchinetta. Devo andarla a ricomprare, mi è quasi finito, guarda, questo è il mio whisky al miele, l'Irish Mist. Mi è quasi finito, devo andarla a ricomprare questo qua, perché questo qui è una chicca, ma l'ho quasi finito. A mia madre fa schifo, dice, come fai a bere il whisky? Dico, lascia fare, che il whisky al miele col sigaro e tanta robina. Bollitore per l'acqua, vabbè, la lampada, che ve lo dico a fare. Qua ci sono dei cassetti, io ancora non li ho aperti, vediamo cosa c'è dentro. Non posso berli live. Scusa, ma i bicchieri me li metti nel cassetto? Ah, mica, i bicchieri nel cassetto! Perché tiene il whisky in camera? Perché lo devo nascondere qua, sennò... Cioè, il cassetto è fatto apposta per i bicchieri? Beh, figo però, questo è bello. Certo, il bicchiere dovrebbe avere la copertura in platino, però insomma... Ok, questo mi sembra più... Questi sembrano i bicchieri della Lidl che ti danno in offerta con 4 padelle e 2 bistecche. Un bicchiere tipo da... succo da... Ma questo è il bicchiere della Lidl, dai, questo è dell'Eurospin. Compri un tostapane e te lo danno in omaggio, dai. Pancia. Sono dei bicchieri molto belli, devo ammetterlo. Poi scendiamo e abbiamo un fazzolettino e il poggiabicchiere. Questo è chic, il poggiabicchiere è chic. Ma queste sono delle bacchette, sono delle simili... Jack Daniels al miele, la serata è fatta. Non ho mai provato, proverò, grazie per il cheer. Bacchette, queste non sembrano bacchette, queste sembrano dei picconi. Che cazzo è? Ci sono i vampiri di notte. Bacchette, ma... Ma sembrano dei paletti per ammazzare i vampiri, sta roba qua. Scusami, come fa ad essere bacchette? Ok, non sto molto capendo, devo essere... No, neanche essere... io, sembrano dei paletti. Vedi che arriva Dracula. Sei sincero. Tazze. Bello, bello il cucchiaino. Scusa, bello, ma cos'è? Ma sembrano i cassetti di mia mamma, che c'ha tutte le robe tipo... Cucchiaini belli però, sorry, dai. I sette del belli matrimonio, quelle robe. Ma... E qua, scusa. Aspetta che non si apre. Oh, fammi aprire. Oh, levati. Ah, se non si apre, chiedo in bocca. Giustamente, giustamente, chiedo venia. E questo è quanto in realtà. Però figo. Il cucchiaino bello figo, Bello tamarro il cucchiaino. Però i bicchieri come minimo devono essere in cristallo, Se non sono in cristallo, non li vogliamo i bicchieri. Metti l'acqua e non fare weon, weon, weon. Perché c'è anche il coso per il ghiaccio, ma non c'è il ghiaccio. Queste sono le bustine di tè, cioè dello zucchero, zolette di zucchero. Bustine di tè che sono tipo dentro delle confezioni, cioè guarda il bigliettino. Ma il bustine di tè di Armani, ma quante cose fa Armani, scusami?
E papere, vi ricordo ancora una volta che con Prime la sub è gratuita, eh. Scusa, ma quante cose fa Armani? Poi questo non deve essere te, questo deve essere te, quello inglese del 1750, se no... te come sbirluccica. Perché c'è dell'oro. È te con dentro delle fibre d'oro. Cioè, proprio, cioè non è benessere, questo è tutto un altro livello. È probabile che non sia l'hotel più lussuoso, non è la stanza più lussuosa in cui sono stato, che ho mostrato qui sul canale. Sarebbe da andare a vedere. Però come contesto devo dire che la hall, comunque il ristorante che c'è qui, la vista, perché sicuramente la vista fa tanto. Merda. Non so perché. È comunque tra gli hotel più esclusivi al mondo. Ora, di qua invece, non si apre di più. Abbiamo, penso, dei vani in cui inserire cose, la TV. Ci metti il cadavere di quello che puliva i vetri dopo che hai tagliato, che è caduto. Ci nascondi il cadavere. Questo, non lo so. Cos'è questo? Un decoder, tipo? DVD player? Ma come DVD player? Dove siamo? Nel 2005? Sì, veramente, scusa, DVD. Ma che cazzo di DVD? Ma zio, ma siete rimasti indietro di 15 anni? Come DVD? Ma DVD? Ma che DVD? Ma... Ok. Metti le videocassette VHS. La TV, che non è enorme, però ce n'è un'altra in camera da letto, ora vi mostro. La cosa figa è che in ogni stanza c'è un tablet, e il tablet, che in realtà è un iPad, permette di controllare la TV. Quindi io potrei andare qui, welcome Salvatore, grazie. Gli dico entertainment, gli dico YouTube. Milano, 10 settembre, si parte. Ma che cretino, ha messo su YouTube il suo stesso video. Cri, grazie per la sub, è venuta la parmale, palatina. E niente, potete guardare il video praticamente. Cioè, ha messo su YouTube il suo stesso video. Quindi è figo perché puoi controllare tutto da questo tablet. Però lasciamo anche andare così. È bellino di background. La cosa davvero bella è che con le fontane c'è la musica. È come Las Vegas. Quindi... Anche a cattoliche. Non... Anche a cattoliche c'ho le fontane con la musica. Ogni mezz'ora dovrebbe esserci uno spettacolo. Proverò a riprendere ovviamente quando diventa sera, perché dovrebbe essere davvero davvero bello. E se vado nell'opzione entertainment posso selezionare la musica delle fontane. Quindi è come vedere lo spettacolo da... Ah, pensavo che... Pensavo che cambiasse la musica, non di, cioè lui cambia la musica di camera sua. Io pensavo cambiasse la musica di tutta la città, cioè... Ma ti immagini, ragazzi, con me sarebbe finita. Con me sarebbe finita. Cioè, io negli Emirati Arabi, a Dubai, qual è la canzone migliore che potresti mettere? Io metterei Bomba! Sensual! No, ragazzi, io non posso farlo sto viaggio. A me mi arrestano, ragazzi. A me mi arrestano, ragazzi. Io ve lo dico. Se io faccio sto viaggio qua, io finisco per essere arrestato. Io ve lo dico. Ma che ban, per una battuta ban, che cazzo è, un regime siamo? Romagna mia! Vai a Dubai, controlli la musica delle fontane, cosa metti? Céline Dion, lo so, Adele, no, metti la mazurka di periferia. Kimo, grazie per il 2.29 per amare, Patino! D'acqua! Sciappa la gallina! No, no, vai lì e metti... Devi mettere anche la sigla di Dragon Ball. Vai lì e sei... D-R-A-G-O-M-Ball! Tutta Dubai, combatti per trovare il drago! Perché la conosco tutti, quella, dai. Quella italiana è la più bella, ragazzi. Festaiolo, grazie per il 3.29 per amare, Patino! Però, ascoltando la musica dalla stanza, in maniera premium, quindi è Metallica. Un mod, a modi show privato, in qualche modo. Qui abbiamo le tende. Le tende, possiamo chiuderle con questo bottone. Come vedete, possiamo oscurare il tutto.
A noi non interessa però. Comunque da fuori è tutto oscurato. Prima quando vi dicevo che potrebbero scendere a pulire, comunque non potrebbero guardare all'interno perché guardate, ora siamo in camera da letto, piccola overview. Se provo a inquadrare l'altro lato del Burj Khalifa, oddio, che strano fa dire che sono dentro al Burj Khalifa così. Vedete, sono tutte finestre che riflettono devi la luce. Devi guardare il video in cui va nell'Orient Express. Lo guarderò adesso, non credo oggi, però lo guarderò, grazie per il cibo. Quindi da fuori non si può vedere nulla. E vabbè, io provo a inquadrare quanto è alto, ma non ce la faccio neanche. Cioè, sono più di 800 metri, insomma. Ah, quella è la piscina? E poi c'è... Perché ci sono dei pretzel in piscina? Perché ci sono dei cazzi? Perché ci sono, c'è un triplo cazzo in piscina? Vogliamo povero gabbiano come sound? No, no, io sparo una gran canzone metal. Ci caccio giù in Metallica, grazie per il cibo, patatino. Ma guarda, ma ci sono tre cazzi. C'è un tricazzo qua. Ci sono, è la piscina con i tricazzi. Andiamo. Camera da letto, signori. Allora, oltre al fatto che è davvero enorme, come dicevo, una stanza, bagno incluso, 80 metri quadri, sono davvero tanti. Ah, una stanza. Il letto è... un letto molto largo, penso, non ho un metro di misura al centimetro ovviamente, ma su una... Questo sembra essere tre piazze, questo sembra essere tre piazze secondo me. Abbastanza convinto quando dico che è il letto più largo su cui io mi sia mai... Sì, sì, questo secondo me, no, quattro non penso, ma secondo me queste qui sono... secondo me qua sono tre piazze. Io ho letto a tre piazze, ci sono stato sopra, sempre l'hotel, quella 5 stelle del mio amico, e va sicuro che io in orizzontale ero lungo come il letto. E io non è che sia bassissimo, sono 1,78, quindi io ho letto a tre piazze, l'ho visto, in lunghezza lo occupavo perfettamente, quindi qua ci stanno tre persone easy, questa è tre piazze, questo è tre piazze. Ma io non voglio il king, io ragazzi, se riesco, io mi farò l'Alaska bed. L'avete mai visto l'Alaska bed? E lo faccio vedere. Questo è l'Alaska bed, è il letto più grande mai fatto. Guarda, questo qui. È questo qui, ragazzi. L'Alaska King bed è il letto più grande che esista al mondo. È questo qui. Io se avessi lo spazio... Guarda, guarda, ci sta una famiglia, ragazzi. Questa è l'Alaska King Bed. Grandezza non lo so, ma è enorme. Io se riuscirò... 5.000, patato, lo so, ho detto se riuscirò, infatti. Se io se riuscirò a comprarmelo, questo letto lo voglio, raga. 5.000 euro, ragazzi, ma è enorme sto letto, Cioè, avete idea di quanto sia grande? Questo sì che è 5 piazze, secondo me, Questo è 5 piazze, Se fai a metà è un matrimoniale, Questi sono due matrimoni, due lenzuola te le devi fare da un sarto specializzato. Se riesco con i soldi me lo comprerò, e che te ne fai? Lascia fare. Qui non caschi mai da lei, qui ti puoi rotolare per un quarto d'ora e non caschi mai, È bellissimo l'Alaska. Mai seduto, cioè sono... è più di un king size, è più... cioè è un king XXL, non so come si chiama, però davvero è... cioè... e non saprei neanche come farvi capire. Facciamo il test, faccio vedere quanto io sono alto, 1,80 m. Lui è più o meno, lui più o meno è come me. Ve l'ho detto, anch'io ci sono stato, è tre piazze, Surri, è tre piazze. No, fai che forse tre piazze e qualcosa, sai, forse. Io ho fatto così anch'io sul letto a tre piazze, più o meno ero lungo come il letto a tre piazze. Ci sto per lungo. Non è male, anche particolarmente comodo, ma l'avevo già provato. Come vi dicevo, scacchiera dappertutto. Qui abbiamo una poltrona tutto scacchierato. Non so, tre piazze e mezzo. Porta oggetti. Qui abbiamo la TV, in cui avevo messo, vabbè, un po' di musica prima. Qui abbiamo un altro mobiletto che non si apre da tutti i lati. C'è solo una porticina qua centrale con... Sì, ma che brutto messo così, però dai, no, 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 no. Adesso faccio il critico della minchia, no, no, no. Un hotel del genere non mi lasci tutti i cavi e i fili esposti. Mi metti una paretina di legno che copre, dai, no, no, no. Cioè, scusami, Mettimi un'asse di legno con una vite che apri e chiudi, non mi lasci tutte le robe esposte così. Diversi cavi, oddio. Sembra... non lo dico. E ora passiamo invece al comodino. Allora, nel comodino c'è di nuovo... il fantomatico tablet, perché le due stanze sono separate, quindi questo tablet qui con l'Alaska King Bed è 2,74 m x 2,74 m.
2,74 di lunghezza, è un'autostrada. È il mio soffitto. Il tablet di là, no, controlla la TV 3,20 e quindi puoi mettere anche proprio due impianti separati. Ora, non mi sembrava di doverlo dire, ma qua si chiude, quindi diventano due ambienti separati. Figo. Per controllare la luce. Figo, metti che litighi con tua moglie in albergo, lei sta di là e non caga il cazzo, tu stai nella stanza da letto, comodo. Metti che litighi con tua moglie e non volete più parlarvi, oh, comodo, ognuno sta per i cazzi suoi. Bisogna andare qui, ad esempio, se io clicco living, in teoria si spegne? C'è il tasto dell'autodistruzione dell'albergo, perché quello è importante. C'è il tasto che emana un gas nervino nella stanza di là. Metti che vuoi uccidere qualcuno. Cazzo. Oh, si è spento qualcosa. Ok, devo mettere. No, si è spento di qua. Forse questo controlla di qua? Beh, avrebbe senso. Ok, off. On. Ok, di qua funziona. Per il resto, in realtà, il comodino è abbastanza semplice. Convertitori vari, insomma, anche qui controlli della luce. Arriva il bagno, perché il bagno è molto bello. Vediamo. Il bagno è importante, Io lo dico, per me il bagno è molto importante in un albergo, Tutto dato, insomma, c'è il telefono. Per me il bagno è fondamentale. Sotto per prendere appunti, ma nulla di... Un hotel del genere, se non c'è la vasca da bagno con l'idromassaggio, la jacuzzi, parliamo di un cazzo, io te lo dico. Manu, grazie per il cibo, paratina. Se non c'è una jacuzzi e un idromassaggio, parliamo di un cazzo, te lo dico subito. E nulla di che. Un super tappetone alla base e di qua abbiamo, signori, il bagno. E il bagno è molto bellino. È molto grande. Carino. Scusate l'audio, però, ma sicuramente rimbomberà tantissimo. Carino, ma manca l'idromassaggio. Direi che possiamo partire dalla vasca da bagno. La vasca da bagno, che è non enorme, però guardate com'è tutto uniforme. Ma non me ne frego cazzo, ma io voglio le jacuzzi con l'idromassaggio. Cos'è sta vasca da bagno comprata da Bricoman, da Leroy Merlin, a 199, con lo sconto del 20%? Tutto dello stesso materiale. Fantastico. Cioè, ho capito, ma io voglio l'idromassaggio e acuti, ma cazzo me frega la vasca da bagno. Guarda il sapone. Cioè, il sapone ha una forma proprio bella. E tu dici, vabbè, un pezzo di sapone, sì. Voglio dire. Sì, Surri, lo dico. Che cazzo me ne frega a me del sapone? Cosa sarà mai? Qui ogni dettaglio, insomma, è studiato. Abbiamo doppio lavandino con doppio specchio. Vabbè, questo è bello. Cioè, ora, vabbè, mi sono lavato i denti, cioè, tipo... Tutto di Armani. Lo spazzolino da Armani, dentifricio Oral-B di Armani, metti i tuoi denti alla moda, rendi la tua bocca con style, con stile. C'è il colluttorio. Ti lavi i denti col dentifricio da Armani, c'è l'incisivo che si mette una giacca e cravatta. Il colluttorio di solito nell'albergo non te lo danno, cioè ti danno magari il kit per i denti ma non il colluttorio. Questo a me sembrava il coperchio, tipo vedi questo? È un coperchio. Dentro c'hai, non so cosa c'hai, ma c'è qualcosa. Vedi che la saponetta è fatta con la stessa forma dei tappi delle cose. E quindi io pensavo che questo si aprisse. Faccio così e mi rimane in mano e ho detto, mi ha fatto strano. Cotton fioc, insomma, c'è un po' di tutto. E per il resto, come vedete, è abbastanza pulito, non c'è... Ma aspettavo di più, ma da un bagno di questo albergo, sinceramente, mi aspettavo di meglio, Questo granché di optional, ci sono dei cassettini, no, c'è il solo... Vabbè, attenzione però, attenzione, dipende cosa c'è nell'albergo, Perché metti che nell'albergo sia incluso l'idromassaggio, la piscina, la palestra, dipende. Metti che l'albergo abbia incluso tutti i comfort, spa, piscina, idromassaggio, non ti serve averlo in camera in effetti, quindi... Uno centrale, cui per appunto ci sono diverse cose, volendo si possono chiedere anche... Altri, se ad esempio vuole... altri biglietti di Armani, questo proprio l'ha scritto Armani, che ho scritto pulisciti il buco del culo con la mia carta Armani, vedrai che il culo sarà così liscio che su avrà attrito zero, cagherai senza il minimo sforzo. E si farmi la barba, cosa che non faccio mai. Ti fanno pulire il culo con le camicie di Armani. La camera costa così tanto che ti danno una camicia d'Armani per pulirti il culo. Potrei chiedere e me lo porterebbero. Comunque penso che abbia diverse stelle, forse più di 5, sicuro un 5 lusso. E sotto abbiamo la bilancia, che non si vede neanche, ma non voglio neanche tirarla fuori perché sinceramente... Guarda, io penso che una cosa che in un hotel non serve è la bilancia. Cioè, parliamoci chiaro ragazzi, in albergo la colazione... Cioè, io tutte le volte che sono stato in albergo prendevo 5 kg solo per la colazione.
Scendi giù, c'hai lo yogurt, i latti, i cereali, i plum cake, i biscotti, i vasetti con Nutella, marmellata, burro, marmellata d'arancia, marmellata di ciliegie, pane, fette biscottate, crostata, torta, cappuccino, succo d'arancia, uova, bacon. Cioè, io facevo colazione in albergo, mi venivano 34 brufoli, prendevo 16 kg ogni colazione. Quindi la cosa che non voglio avere sicuramente è la bilancia, perché esco che peso 184 kg. Mentre sto mangiando come un cane giorni, e poi vabbè, chi è che guarda mai la bilancia? Andiamo avanti e abbiamo, vabbè, qui un armadio. Ora non so se si accende la luce in qualche modo, on, fantastico, non è molto luminoso, ma nel cesso? Un armadio nel cesso? Scusa. Ma chi cazzo è che metterebbe i vestiti nel cesso? Scusa. Che si impregnano di puzza di merda. Ma chi cazzo mette la cabina armadio nel gabinetto, scusami, a fianco al gabinetto la cabina armadio? Abbiamo la cassaforte, bella in vista tra l'altro, con dentro un portacose, con il tessuto vellutato, tipo per orologi, insomma, cose di valore. C'è anche, oddio, c'è anche una presa della corrente, questa mi è nuova. Ma in cassaforte? Ah, per ricaricare il laptop, infatti c'era scritto che è abbastanza grande per metterci dentro un computer. Ah. Di qua abbiamo uno specchio. Ma devo caricarlo in cassaforte? Ciao. Ma che serve? Scusa. E qui nulla. Però l'armadio è abbastanza piccolino, anzi è anche un po' inculato, però per il resto carino, carino. E poi abbiamo, vabbè, i troni, però da notare che è sempre tutto dello stesso materiale, molto molto figo. Sì, il trono. Unica pecca, e dovrò notare che è sempre tutto. Ma guarda, il trono me l'aspettavo un po' di meglio. E poi abbiamo, vabbè, il trono me l'aspettavo migliore, cioè il trono, poi l'ufficio, perché io quando cago dico vado in ufficio, cioè nel senso, ho sempre fatto così, cioè quando cago io dico sempre vado in ufficio che devo svolgere delle pratiche, quindi l'ufficio, quindi per me il cesso è l'ufficio, sappiatelo già, l'ufficio me l'aspettavo estate migliore. Estate scorsa sono andato due notti in una spa 5 stelle, la spesa è stata alta ma che figata. Se volete essere viziati è perfetto, lacrime di gioia. Beh, grande ci, Andrea, ci credo, cuore rosso. Ci credo, la spa 5 è notevolissima, grazie per dire. L'ufficio me l'aspettavo migliore, sinceramente, me aspettavo qualcosa un po' più grande, se voglio dire, qua sai un attimo il culo grosso, non ci vai, eh. Qua sai il culo grosso, caghi di fuori, eh. Questo è un cesso per gente proprio magra, 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 eh. Voglio dire, se uno ha un attimo due chiappe, qua riesco fuori, eh. Beh, i troni, però da notare che è sempre tutto dello stesso materiale, molto molto figo. Unica pecca, e dovrò chiudere il gabinetto per ovvi motivi, raga, oh, 5 stelle lusso, cazzi e mazzi vari, non c'è lo scopettone. Ah, minchia, non ci avevo neanche fatto caso, in effetti. Cioè, scusa, io poi devo fare le mie cose e c'è un problema, capito? Non c'è lo scopettone. Ma la carta igienica non è placcata oro, perché io voglio pulirmi il culo con la carta igienica con scritto 24. Io boh. Poi abbiamo la doccia molto bella, guarda qua, il pavimento è come il resto della stanza, sono le micro fessure ogni tanto per far passare l'acqua, e la doccia è a cascata da lì. Bella, la doccia a cascata mi piace, quella me la compro, quella con il pannello, il telefono della doccia, quello grosso così, che va giù a cascata, la doccia a cascata mi piace. La luce in mezzo, molto bella. Molto bella, potrei prendere ispirazione. Costa un fottio fare una roba del genere, oh. Però non sarebbe male averla da qualche parte, una doccia di questo sì, tipo. Sì, però il bagno... Questo è quanto? 80 metri quadri, però vanno via veloci. Ora, come vedete, la vista, come vi dicevo, è sulle fontane, che è un attimino quella più prestigiosa. Sì, ma non fa dall'altro la lato, spa. Che com'è è dove la c'era la mia stanza originaria, c'era la vista sulla città. Anche qui c'era la vista sulla città, però con le fontane che vanno... Prima sono riuscito a beccare uno spettacolo e ho detto che figata, soprattutto con la musica che puoi mettere sull'impianto. E nel frattempo io sono lì a bere in... Il video è quasi finito, per insomma, quello dico, cioè voglio vedere lo spa, bella, scusami. Questa. Devo ammetterlo, non capita tutte le settimane di fare tutta una serie di cose di questo tipo. Sta partendo, è il primo che ha anche le luci. Come vedete ho messo anche la musica, vabbè, la lasciamo andare, provo a parlarci un po' sopra giusto per evitarmi il copyright. Cioè guarda che bello, è davvero una danza. Ora, quelle del carino Bellagio Las Vegas sono belle, ma devo dire che visto da qui ha tutto un altro effetto. Io voglio andare al Caesar Hotel a Las Vegas, merda se è bello il Caesar Hotel. Non so chi se lo ricorda, ma anche al Bellagio ho avuto modo di essere all'interno di una bella stanza con la vista,
e non lo so, qua mi piace di più. Mi sembra di stare guardando qualcosa di fatto al computer, capito? Merda, il Caesar è bellissimo. Sembra un'animazione. Che figata. Che bello! Bello, bello sto spettacolo, molto elaborato, non me l'aspettavo così elaborato. Boh, secondo me, opinione mia, però secondo me è più bello questo di quello di Las Vegas. Questo è bello, eh. Che bello. Cioè, guarda. Oddio, che bello. Che ficata. Guarda quanto in alto arrivano. Ok, magari non arrivano fino a me, però. Vabbè, non è che devo arrivare a 1000 metri. Wow, 4 minuti di esibizione. Ah, non è ancora finita. Ok, ora dovrebbe sai finire, quanto costa sta roba qui? Ok, finita. Proprio come quello di Cattolica, con questo, esatto. Signori, possiamo concludere questo room tour all'interno dell'Armani Hotel, all'interno del Burj Khalifa. Attualmente, il momento della registrazione, il palazzo più alto, il grattacielo più alto. Sì, ma scusa, io volevo vedere anche la spa, però, scusami, al di là dell'Orient Express, io volevo vedere la spa, scusami, Tra l'altro vediamo... Voglio vedere, no, non le stanze. Fai vedere, fai vedere. Oh! Vamo là! Vamo là! Qui, addio scalzo. Questa è una suite, Vamo là! A Las Vegas! Mica male, col tavolo da biliardo. Questa è una suite. Ale, grazie per i tre, mentre la barba è partito. Sti cazzi, questa è una suite. Dio svizzero, guarda qua. Col tavolo da biliardo, i tavoli, va. Anche qui. Adesso, beh, la grafica è tutta sgranata, metterà a fuoco, spero, prima di... Anche qua, mica male, quanto costa? Una bordello. Las Vegas, mettiamo costo. Costo. Las Vegas, Caesar Hotel, Las Vegas Suite. Il prezzo, dimmi il prezzo, dai. Non è che ci vorrà... Caesar Palace, vabbè, Caesar Palace, vabbè, ho capito. Se io dico, allora, dal 4, ok, una stanza. Adesso prenoto per sbaglio. Sì, ma il costo. Questo è... No, ma non il casino. Vabbè, insomma, comunque, l'avevo visto... No, l'avevo visto comunque l'altro... L'avevo visto... No, costa di più, ragazzi. L'avevo visto l'altro giorno. Costa una cifra fuori dal mondo. Costa una cifra fuori dal mondo. Costa tipo migliaia e migliaia. Caesar Hotel, Las Vegas, suite... Costavano un bordello, ragazzi. Un bordello. Un bordello costavano. Era roba da migliaia di euro a notte. Era roba da migliaia di euro a notte, ragazzi. Beh, quello di Hell's Kitchen, tra l'altro. Era roba da migliaia di euro a notte. Ora io non mi ricordo, ragazzi, sinceramente. Però vi assicuro che le suite più belle costavano migliaia e migliaia di euro a notte. La suite costa 30.000 a notte. Raga, le suite costano un botto, cioè. Ragazzi, non stiamo parlando di camerette, cioè. Ragazzi, non stiamo parlando di camerette, Non so se rendo l'idea, ragazzi. Questo è il divano più lungo che ho mai visto in tutta la mia cazzo di vita. Questo non è un divano, questo è un treno merci. Cioè, ragazzi, le suite sono delle case, sono degli appartamenti grandi, Cioè, stiamo parlando di robina proprio easy, voglio dire. Ma scusa un attimo. Surri, scusa un attimo. Ma la spa dov'è? Scusa un attimo. Surri. Per curiosità, spa. Questo è quello che abbiamo visto adesso. Oh no. Ti diamo il benvenuto su Vestiaire Collective, dove tutto è di seconda mano, persino i modelli. E voglio spiegare un attimino il passaggio. Molto gradevole. Questo video dura 8 minuti, non capisco. Faccio il room tour che surri sicuramente. Poi oggi ho fatto le clip, quindi ho detto, ma sai cosa? Potrebbe essere un video che...